Ciao ragazzi, io sono Red e oggi siamo qui con una nuova recensione. Oggi si parla dell'STF 12 della Fabara. Let's go! L'STF 12 è considerato uno dei migliori fucili della sua categoria, non solo per la qualità dei materiali di cui è composto, ma anche grazie alle tre canne che sono poste all'interno, che gli permettono di sparare una rosa di pallini. Questo fucile, prodotto dalla A alla Z, dalla BO Manufacture e dalla loro linea di produzione, è una delle repliche più affidabili che si possano trovare in commercio. Il fucile è composto principalmente in ABS e in metallo anodizzato. Questo è il modello più compatto che abbiamo, è disponibile anche in altre due varianti, una con calcio fisso e l'altra con canna lunga. Tutte le varianti sono disponibili in B-Color e Total Black. Adesso passiamo alla prova di tiro. Bene, procediamo alla prova di tiro. Per armare il fucile basta premere questa leva di rilascio di fianco al grilletto, che apre lo sportello. Prendete il vostro bosso calibro 12 come il fucile, lo inserite dentro, chiudete, armate e siete pronti a sparare. Maometto. Bene, passiamo alle considerazioni finali su questo fucile. La STF 12 come rapporto qualità-prezzo dà la maggior parte dei suoi colleghi nel campo. Spara bene come un Segutor anche se il prezzo è nettamente inferiore. Tra l'altro la presenza delle due slitte permette di customizzarlo a piacimento. A breve vedrete infatti un progetto custom proprio su questo fucile. Adesso parliamo un attimo delle uniche due pecche che ha questo modello. La prima è che la mancanza del calcio in questo modello rende un po' difficile prendere la mira, anche se questo è pienamente giustificato dal fatto che è un'arma secondaria, quindi deve essere facilmente estraibile e facilmente utilizzabile soprattutto in zone di CQB, quindi ambiente urbano, dove è necessario avere un fucile corto e compatto che permetta di muoversi senza troppi problemi all'interno di zone piccole e chiuse. La seconda cosa è che a volte il sistema d'armamento è un po' duro, rendendo quindi difficile caricare il fucile con velocità. Questo viene completamente compensato dalla presenza della slitta inferiore sulla leva d'armamento che permette, posizionato un calcio anteriore, di caricarlo molto più facilmente. Inoltre, se il sistema d'armamento non fosse un pochino duro, non potremmo sparare a filo joule e quindi perderemo completamente potenza e anche utilità. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi su questo fucile. In descrizione trovate il link per comprare questa bellezza sul sito del 6mm, se no potete venirci a trovare il negozio che a noi fa piacere, e i link di Instagram e Facebook. Io sono Red e per oggi è tutto.